La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. La Turchia sta invadendo l'Unione Europea con cibi pericolosi, tant'è che si classifica al primo posto proprio per gli allarmi alimentari. Di questo ne parliamo con Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti. Ben trovato. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Dottor Rivarossa, quali sono i prodotti più pericolosi che arrivano dalla Turchia? Ma in generale ce ne sono molti, sicuramente anche importazioni poi di prodotti lavorati, ma per quanto riguarda il discorso vero e proprio si parla di peperoni, di orticoltura, di quello che è comunque anche un ragionamento sul riso e poi non ultimo le nocciole. Quindi sicuramente è un paese che ha delle potenzialità produttive notevoli in campo agricolo e che oggettivamente, essendo fuori da tutta una serie di norme, di impostazioni, ma anche con delle forme di produzione molto arcaiche, chiaramente ha un uso smodato su quelle che sono le formule che invece in Europa e particolarmente in Italia non si usano più, come i residui chimici e poi con tutto quello che è oggettivamente ne consegue sugli inquinanti in ordine di additivi, di coloranti. Insomma, è un paese pericoloso in termini alimentari. Ha citato le nocciole, in effetti in Turchia ce ne sono moltissime, però è anche vero che l'Italia è al secondo posto come produzione di nocciole. Ma l'Italia è al secondo posto e sta crescendo soprattutto in quello che è un ragionamento di nuovi impianti di qualità, anche grazie a quello che è un accordo ampio con la multinazionale Ferrero, che ha chiesto anche tramite Coldiretti di cercare di mettere in piedi su tutto il territorio nazionale un'implementazione di quelle che sono le produzioni, proprio per doversi approvvigionare di meno da paesi diversi, un po' ovviamente loro in tutto il mondo. Ma il ragionamento forte è quello che la nocciola è comunque, a prescindere da questi accordi commerciali, uno degli elementi di punta della nostra produzione, si cresce molto di più. La Turchia è sempre stato un avversario temibile, ma anche un avversario poco corretto. Qual è il rischio di tutto ciò e che cosa consiglia Coldiretti? Il rischio sicuramente è quello che se non si può distinguere la tipologia di prodotto, sto parlando soprattutto a livello di scaffali, meno su un concetto di industria perché diventa molto più difficile, è quello di dover fare i conti, i nostri produttori che si comportano in maniera straordinariamente positiva e sono all'avanguardia, mi sento di dire, europea e mondiale nell'attenzione verso la sana produzione, di dover poi competere con queste formule. Quindi ancora una volta la madre di tutte le battaglie per noi è l'etichettatura obbligatoria su tutti i prodotti e la capacità e la possibilità di poter distinguere. Il nostro patto col consumatore continua in termini forti, continua proprio perché il cibo è uno degli elementi importanti. Noi ai prossimi politici che saranno eletti di qualsiasi partito chiederemo di avere il coraggio di generare anche un ministero, diciamo così, del cibo. Perché oggettivamente oggi crediamo, mi perdoni il gioco di parole, che questo sia uno degli elementi fondamentali per la tutela di tutti i cittadini e della salubrità pubblica. Grazie dottor Rivarossa per essere stato con noi anche oggi, come al solito buon lavoro e alla prossima. Grazie anche a lei e buona giornata e un buon lavoro. Sono state sbloccate le risorse del Fondo Latte dedicate ai produttori di latte. Ad oggi, a livello nazionale, sulle 5.667 presentate, sono 870 quelle istruite positivamente che riceveranno nei prossimi giorni un anticipo che supera i 2,7 milioni di euro, pari al 28% di quanto richiesto e ritenuto ammissibile, mentre i primi di marzo verrà effettuato un secondo pagamento che porterà al 50% la quota di anticipo. Una risposta positiva, arrivata grazie alle sollecitazioni della nostra organizzazione, che rappresenta una boccata d'ossigeno per un comparto che negli ultimi anni ha sicuramente dovuto affrontare momenti difficili e la concorrenza sleale dall'estero, sottolineano Roberto Cabiale, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. La zootecnia da latte in Piemonte conta numeri importanti, una produzione di 8 milioni di quintali e 1.900 aziende, per cui ora chiediamo di accelerare i tempi dei pagamenti per gli allevatori che non hanno ancora ricevuto i fondi.
al via la riorganizzazione dei consorzi dell'area nord-ovest. Una grande notizia per le imprese agricole piemontesi e liguri che apre scenari da tempo attesi. Ha preso infatti definitivamente il via il percorso di riorganizzazione dei consorzi agrari dei nostri territori, con il grande obiettivo di rendere questo importante strumento sempre più protagonista nella realizzazione della progettualità economica di Coldiretti, sviluppando concretamente filiere di prodotto per valorizzare le produzioni delle nostre imprese. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dei consorzi agrari, assegnando loro, oltre al tradizionale ruolo di erogatori di servizi e mezzi tecnici, la mission di costruire nuove opportunità economiche per le imprese. L'obiettivo è sostanzialmente quello di far diventare i consorzi agrari una vera e propria piattaforma per lo sviluppo delle produzioni agricole dei nostri territori. Attualmente il CAP Nord-Ovest, presieduto da Tonino Gai, è operante nelle province di Asti, Cuneo, Imperia, Genova, Savona, La Spezia e Torino ed è dotato di 70 agenzie. Ha una fabbrica di mangimi con stoccaggio dei cereali e l'essiccazione del mais in Fossano Cussanio. Ha un altro centro di stoccaggio cereali a Cuneo, ove è presente anche un'officina ricambi. Inoltre il CAP Nord-Ovest possiede una fabbrica di concimi organici a Villa Falletto ed ha al suo interno la società controllata PetrolCAP per la distribuzione del carburante. Il CAP del Piemonte Orientale, presieduto da Roberto Paravidino, è operante invece nelle province di Biella, Alessandria, Novara e Vercelli, con importanti agenzie sul territorio. Attraverso percorsi graduali si giungerà ad una sinergia operativa delle due realtà consortili nell'area del nord-ovest, allargando la propria attività oltre che a Piemonte e Liguria, anche alla Valle d'Aosta. Una scommessa che si sta realizzando per la forte determinazione delle imprese agricole socie che manifestano sempre più la necessità di crescere nell'economico, costruendo percorsi di filiera dal campo alla tavola, nei quali l'impresa agricola svolga un ruolo da protagonista e non sia, come spesso avviene, l'anello debole del sistema agroalimentare. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.